Trallallero, trallalla, nuova settimana. Vediamo un po' questa volta che anime posso portare. Vediamo un po', vediamo un po', vediamo un po'. Allora, questo sembra interessante. Uzaki-chan. Andiamo a vedere di cosa parla. Sembra un anime abbastanza tranquillo. Che bella scenetta primaverile. Di quelle che ti mettono di buon umore. Me lo godrò così. Senpai Sakurai! Oh, e questa bella ragazza chi è? Però aspetta un secondo, si vede che è minorenne, che palle. Hanausaki, sì, e sarò di nuovo nelle tue mani. Passeremo un anno fantastico insieme. Minorenne un c***o! No, Cristo, già il secondo paio di pantaloni, vabbè, chi se ne frega. Sì, però aspetta, Leo, continua, non perdere tempo. Ma adesso chi li prende a questa? Ma adesso che ti prende, Usaki? Oh, scusami. Non riesco mai a trattenermi durante un massaggio, non posso farne a meno. Specificano pure che è un semplice massaggio. Non mi sembra un semplice massaggio. Ma che cavolo stanno combinando questi? Sì, oh cielo, che goduria! Ma sembra che li sta vedendo un orgasmo. Si può fare un'esperienza in VR? Oh, che figata, vorrei provarlo anch'io. Quest'ambiente sottomarino è estremamente realistico. Darci al giocatore. What? E questo cos'è? Secondo te cosa può essere? Una medusa, un polpo, un pesce luna. È così grande e soffice che fa quasi paura. Ma... Fra, stai a VR, ok? Cioè, non puoi toccare le cose. Cioè, cosa ti può sembrare quella? Non credevo che la realtà virtuale fosse così sorprendente. L'ambiente era così realistico che potevo persino toccarlo. Ma questo è scemo o cosa? Scusate. Saltiamo un paio di episodi, va. Un episodio in spiaggia. Cosa potrà capitare? È arrivato il momento di spaccare un'anguria in riva al mare. Minchia, sarebbe un bel gioco da fare in spiaggia. Senpai, senpai, ascolta. Su, X, giù, B, L, Y, R, A. Usaki, dacci un taglio. Cavolo. Ma che c***o. Fra, quante possibilità ci sono che possa accadere questa situazione nella vita reale? E questo cosa sarà? Secondo te quello cosa può essere, scusa? E questo cosa sarà? Sarà forse una medusa? Scusa, ma non senti il resto del corpo? Non senti le capa... Che cazzo? Datemi indicazioni, cavolo! Da che parte sta l'anguria? A dire il vero, in questo momento ce l'hai in mano. Ma questo è scemo sul serio, non fa finta di essere scemo. Cioè, ma non è possibile. Oh, ragazzi, voi siete già qui. Non stavo facendo niente che. Cioè, ma. Cioè, volevo farlo, però poi vedendo quello che è un rincoglionito mi è passata completamente la voglia. Comunque, beh, lasciamo fare. Siete qui per il texture pack anime di Minecraft. Beh, dai, andiamo, ma non ci posso pensare a quello che è un deficiente. Ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, sono Next. Di oggi sono qui per una nuova texture pack anime. Oggi con un anime che avete consigliato voi nei commenti, ovvero Uzaki-chan. E devo dire che è un anime molto molto carino, addirittura doppiato in italiano, non me lo aspettavo. E ho visto la prima stagione, devo recuperare la seconda. E beh, devo dire che tanta roba, ne vale la pena se non avete guardato, guardatelo. Non è niente di che, sono questi due ragazzi che si divertono e chissà se alla fine si metteranno insieme. Non ho idea se nella seconda stagione succede. Volevo dire, non spoilerate nei commenti, grazie. Oggi purtroppo ragazzi, sì, una cattiva notizia. Ho cercato dappertutto, su internet, su YouTube, The Texture Pack di Uzaki-chan e purtroppo ne ho trovato solamente una. E ci ho messo mezz'ora a installarla perché il tizio ha messo il download in una posizione strana. Cioè, tra poco non mi beccavo almeno 45 virus. In più ne ho trovato anche un'altra, però è solamente il cielo. Visto che è solamente una pack, ragazzi, oggi sarò generoso, 15 like e vi lascio il download sul mio canale Telegram, link in descrizione. Direi di non perdere tempo. Ecco qui, ragazzi, abbiamo quella di Uzaki Diana di X-Troy, che questo è solamente il cielo, purtroppo. Devo dire che questa pack non è niente male, mi rende carino. Ma andiamo un attimo a vedere l'inventario. E l'inventario è animato, sì.
ci sono scene più belle dell'anime, tipo quelle che mi ho visto prima, ma questa, beh dai, diciamo, ci accontentiamo, è meglio di niente ragazzi, è meglio di niente, ci accontentiamo. Ok ragazzi, è passato un giorno dall'ultima clip che avete visto, perché appena ho iniziato a giocare la webcam ha dato dei problemi, non capisco il motivo, non ne ho idea, ma giuro che appena torno dalle vacanze ne compro un'altra. Sì ragazzi, perché mentre voi state guardando questo video io sarò bello in spiaggia, tranquillo al mare, senza nessuna preoccupazione, senza lavoro, senza YouTube, senza niente, lontano dal mondo circostante. Ma oggi sono qui per vedere la texture di Uzaki-chan, quindi senza perdere tempo andiamo. Allora, il cielo, vabbè 5 secondi, non puoi darmi 5 secondi per vedere il cielo, ne può, porca tro. Siamo il team grigio, ok, l'inventario mi hanno già visto, devo dire che non è affatto male, ci sono scene molto più belle, ma tanta roba. Allora, il mio compagno mi sembra anche abbastanza forte e tonico, quindi ce la possiamo fare. Dietro noi dovremmo avere il team bianco, se non erro. I rossi non vogliono pusharci, ma ho appena visto che hanno messo l'Anderson, quindi non perderò tempo a comprare l'ascia e andiamo direttamente con un piccone. Aspetta, ce n'è uno in base qua, aspetta, lo uccido. Sì, gheppola, ma non ti servirà. Mi sono fatto l'armatura, non ho neanche l'armatura, quindi al volo l'armatura. Perché ho sentito... appunto, infatti... Bianco, ma tu da dove cazzo esci fuori? Cioè, da dove arrivi poi? Hai tre di... Ok, prendiamo la spada in ferro, che qua mi serve assolutamente più potenza d'attacco possibile. Ho un diamante, non me ne faccio niente, facciamoci smera d'oro e tutto il resto. Allora, i blu hanno ancora il letto e sembra che in base d'oro non ci siano, che okay, uno sta appena andando in base sua. I bianchi sono vicini ai rosa, ecco perché sono venuti a pusharci, bene. Il mio obiettivo sarebbe andare al centro a recuperare l'Ender Pearl, ma la vedo un po' difficile e complicata adesso. Ah, il blu vuole ancora pusharmi. Beh, a sto punto me ne torno in base. Vediamo se riusciamo almeno a potenziare l'armatura o qualcos'altro. Allora, farò io un diamante per te. Perché mi dai un diamante? Cosa me ne faccio di un diamante? Non posso fare niente. In realtà posso fare qualcosa con un diamante. Posso fare questo qui che ci aiuterà anche non solo a spaccare i blocchi più veloce, ma anche a colpire gli avversari in modo più rapido e indolore. Il blu, con tutta la cattiva del mondo, ci vuole pushare e attaccare. E i bianchi stanno avendo difficoltà con gli azzurri. Con l'azzurro, che l'azzurro è solamente uno. Quindi quasi quasi proverei ad andare in base dei bianchi. A posto, i bianchi non ci sono più, cioè il gatto dei bianchi non esiste più. Lui non ha paura, lui viene lo stesso, lui viene senza pietà. Sì, ma se siete in due anche no, grazie. Ok, sono quasi al sicuro, più o meno. Il mio compagno si è fatto in diamante. No, ci vedo dietro il culo, aiuto! No, lui mi serve. Ok, uno è andato, bene. L'altro è scappato. Ok, il team bianco è stato definitivamente eliminato. Ora io ci colletto, sono rimasti blu. Oh cazzo! Sono andato nel panico, ragazzi. Non volevo fare questo, dovevo andare. Ma porca. Ma cosa ti ridi? Ma cosa arrivi a fare? Vorrei vedere tu cosa avresti fatto al mio posto. Fortunatamente questa mappa è molto facile recuperare gli smeraldi, perché sono letteralmente lì. L'unico problema è che dovevo far fuori i grigi. Ah no, il grigio è solamente uno. Questo è un segno del destino, allora. Allora, dimmi che mio compagno non è il cretino e riesce a ucciderlo. Cioè, stai scherzando? Allora, lui deve per forza essere qui da... Infatti, eccolo. Flick! Ma io veramente, ma perché mi ostigo ancora a giocare le duo? Che invece abbiamo i blu che mi rubano gli smeraldi. Quanti ce ne sono qui? Dimmi direttamente 4. Ce ne sono 2. I blu sembrano essere in base loro. Ma sai che quasi quasi una capatina ce la facciamo. Visto che ho gli smeraldi, non li sprechiamo in questo modo. Prima ho subito l'Ender Pearl, eccola qui. Droppiamolo, vediamo un po' com'è. Raga, è stupenda l'Ender Pearl. Ora, gli unici che ho letto sono solamente i bianchi. Ora qui me la devo giocare di strategia. I bianchi hanno coperto con... la legna. Allora ti prego, Leo, se muori la parete è finita. Il tuo compagno è FK. Il tuo compagno è caduto. Leo, sei rimasto solamente tu. Quello che mi serve sono solamente te, smeraldi, e tornare in base mia. Facciamo salto, invisibilità. Compriamo
il latte. Facciamo attenzione che magari loro non si stanno avvicinando verso di noi. Prendiamo un ovetto Kinder, Meledoro a go go, una fireball, altri blocchi e boh, un'altra pozione di invisibilità per sicurezza. Beviamo il latte. Ok, salto, invisibilità, ovetto Kinder. Sono un coglio, pensavo fosse Meledoro. Ho sprecato letteralmente l'Ender Pearl. Eccola là in fondo, ok. Tre diamanti, cosa posso fare con tre diamanti? Non posso fare niente, posso fare questo che è molto utile. Mettiamo via il diamante. Prendiamo Fireball e Meledoro a go go. Lui si è fatto indiamantato. E let's go, signori! L'abbiamo vinta, GG! E ci siamo, Uzaki-chan. Ragazzi, mi dispiace che purtroppo ci sia solamente una texture pack di Uzaki-chan, ma non è ancora finita perché manca il Chouinotte e anche l'altra texture pack. Riguardiamo un attimo la Meledoro, e devo dire, tanta roba. E riguardiamo anche l'Ender Pearl, che ho sprecato ingiustamente. Allora, vediamo un po', il Chouinotte. Oh là là. Aspetta, però mi sa che c'è un'impostazione. Ok, ah, oh, aspetta, calmiamoci, vediamo prima questa. E devo dire, è scontrata un po' meglio lì, ma è fantastica. Scusa, ma di questa spostazione non ne sapevo ovviamente niente. Questa qui, immagine classica, questa qui, oh, porca, guarda. Guarda, io so che in spiaggia si gioca solamente con un pallone. Quindi decidiamo quale usare dei tre, ok? No, ragazzi, a me ne mi è battute, ma questa è veramente, cioè, non so che. E poi usiamo questa. Ragazzi, vado a farmi una. Qui non ce ne vuole una, ce ne vogliono almeno 5. Cielo, ragazzi, spettacolare, bellissimo. Ora però, ma ok, abbiamo scoperto un altro dettaglio interessante. I zombie sono vestiti. Ma non tutti i zombie sono vestiti, però. Adesso andiamo a vedere l'altra pack di Troning. Vediamo un po' che cosa ha combinato questo ragazzo. Ma veramente non ha cambiato niente. Eh no, purtroppo la Meledoro e l'Ender però sono sempre uguali. Vediamo un po' come il Chouinotte. Allora, questa, cioè, questa immagine l'ho vista anche prima. E qui invece abbiamo. Io vorrei esprimermi in altre parole, ma non posso farlo. Non posso. Questo è il ciao come si presenta di notte. Vediamo un po' di giorno com'è invece. Cioè, sei serio? È sempre uguale? Ma che palle. Ma ragazzi, direi che a sto punto il video può terminare veramente qui. Come ho detto prima, mi dispiace che duri così poco, ma purtroppo veramente su internet ho trovato solamente questi due texture pack di Uzaki-chan. E è bello che questa qui ci ha messo anche mezz'ora a scaricarla, perché era veramente impossibile, cioè non si capiva niente del download che aveva messo il ragazzo. Quindi se la volete, ragazzi, faccio una cosa. Non voglio essere cattivo, visto che è una rarità questa texture pack. 25 like e vi lascio il download di entrambe le pack nel mio canale Telegram. Il link lo trovate in descrizione. Fatemi sapere questo nei commenti cosa ne pensate di questo texture pack. Se avete visto l'anime, se vi è piaciuto. Io per il momento, dalla registrazione di questo video, non ho ancora visto la seconda stagione. Nel caso di un'ipotetica terza stagione, non so se già c'è oppure già confermata o già di uscire o già una data, non ne ho idea. Ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici. Spero che la webcam non abbia dato problemi durante il video. E noi ci vediamo nei prossimi giorni con un prossimo video. Con la vostra Spider-Man tutto bella. Flash is fast, flash is cool. Francois Sapar, flash ain't no dude, and you don't stop. Sure shot, go out to the parking lot, and you get in your car and you drive real far.